Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Summon Ray. Oggi siamo qui su FIFA 21 con un video spacchettamento, mini spacchettamento nel chilling. Intanto vi faccio vedere, abbiamo un pacchetto giocatore Team of the Week attuale, ricordiamoci, Messi in questa settimana non lo troveremo mai. Abbiamo qualche FIFA Points, qualche credituccio, 220.000 crediti circa. Vi faccio vedere la mia rosa, pasta e ceci, niente di particolare. Con Alisson in porta, la maggior parte gioco questo. Allora, trovato. Quindi ho comprato davvero pochi giocatori. Intanto andiamoci a mettere i consumabili che ci servono. Era circa un mese che non. No! Era circa un mese che non giocavo a FIFA. Poi sapete che io lavoro in Toscana, sono qui tanto in casa mia, un mese prima che diventasse zona arancione la Toscana, perché appunto lavorando nella ristorazione siamo al momento chiusi. Questa è la mia squadra. Ci è voluto un po' per capire questo FIFA come difendere, però una volta che si impara come difendere è anche godibile, ecco. Andiamo a vedere, pacchetto giocatori oro premium, non troveremo nulla, però andiamo a fare uno spacchettamento così tranquillo. Non è walkout, tanto per cambiare. Non arriva neppure in fondo, ragazzi. Che schifezza. Torreira. Questi qui ragazzi, questi giocatori appunto, ora ne ho acchiappato uno a casa, no? Però vedete, vale 1.500, venduto a 1.500. Stanno salendo un sacco, lo chiamo 1.300, perché sono, si ibridano bene, francese, questo sicuramente non vale nulla, no? Infatti. Però a sto punto invece di scartarli ho posto, li visto nei trasferimenti. 50, diciamo anche l'obiettivo dei giocatori messi in vendita. Team of the Week lo apro alla fine, non troveremo nessuno. Werner l'ho trovato nell'81 più di Champions garantito, il primo che facevo, Germania, del Chelsea, mi si è aperto lui, e sicché. Non è assolutamente male perché non è scambiabile, però è un trattore, ragazzi. La maggior parte delle partite, vi dicevo, le ho fatte nelle squad battles per riprenderci un po' la confidenza, perché per il mio tipo di lavoro è difficile che io faccia il FUT Champions, perché appunto sabato e domenica la maggior parte delle volte lavoro, non va in fondo neppure questo. Quindi non ho mai fatto la VL. Non c'è nessuno. Ieri, scambiabile, ho fatto una sfida. Ho trovato Gomez, il difensore del Liverpool, che visto che il mercato crollerà a breve, sono andato a vendere intorno ai 90-92 mila crediti. Ora non ricordo sinceramente perché. Mi interessa prendere l'altro del Liverpool, sinceramente. Allora, penultimo pacchetto. Spero che magari alle 8 mettano qualcosina. È vicino il Black Friday, quindi il prezzo di alcuni giocatori crollerà a picco. È quella Rafinha? Immagino di sì, ragazzi, che finaccia. Quanto? 2.500? Ah, beh. Mettiamo 600. Oddio. Questo qua. 2.000, 2.000, 2.000. Poi mettiamo 1.000. Così intanto cerchiamo di vendere qualcuno.
ultimo pacchetto, niente, niente, assolutamente nulla, nulla, nulla cosmico. Lo zaino sbagliato. Niente, nulla, nulla. Ci andiamo ad aprire il pacchetto Team of the Week. Spero che mettano qualcosa. In tal caso, ci vediamo dopo. Comunque, monterò questo video attaccandolo a qualcos'altro per fare un po' di contenuto. Niente, non è workout. Schifezza sei. Porca puttana. Ragazzi, ci vediamo tra un pochino. Bene, ragazzi, per voi è passato qualche attimo, per me è passato un giorno. Non è uscito nessun altro pacchetto. In compenso sono uscite delle sfide. Sono uscite, vabbè, questa sfida qui che ho fatto, calcio totale. E ora andiamo a, o finale tedesca, non mi ricordo, comunque uno dei due. Ora andiamo ad aprire il pacchetto. In più sono uscite delle altre sfide campionato e sono la Liga Francese e la Liga Araba. Vabbè, li hanno messi quest'anno tutti non scambiabili, sti bastardi. I pacchetti che ci sono dentro, ragazzi, eh. La EA è clamorosa. Andiamo ad aprirci questo. Giocatori rari, misti rari. Ne workout così proprio 70. Ma porca troia, Brandt è vero, non è scambiabile. 84 per qualche sfida. Mamma mia, che pietà, ragazzi! Che pietà. Beh, vediamo se mettono qualche pacchettino alle 8. A tra poco. Bene ragazzi, come non detto, abbiamo dei pacchettini. Perfetto, ok, bisogna disattivare le notifiche di pagamento. Dei pacchettini nel negozio. Pacchetti promo, oltre pacchetti, solo pacchetti promo, solo questi qui. Ecco. 5 pacchetti, giocatore oro prime, quindi 12 oro, di cui 6 rari. Andiamo a vedere, abbiamo caricato qualche altro FIFA poi. Non è bandiera il primo. Capitana, ci vuole un coraggio a non dare manco una bandiera. Quindi l'ultima bandiera che mi è uscita è stato Busquets. Porco cane. Dai, dai, FIFA, dai. Niente bandiera, neppure qui. Va in fondo almeno Radeci, come cazzo si chiama? Radeci. 83. Giuliano, non vale più un cazzo. C'è il cugino di cosa? Di Marcello del Real. Mettiamo così il mercato, tanto. C'hanno certi prezzi, ragazzi. Cocaine. Andiamo ad aprirci il terzo. Abbiamo questo, abbiamo già superato la metà, senza trovare nulla. Porca puttana. Non va neppure in fondo. Zuma, che non vale un che. Mendy del City. Porco cane, ho trovato quello del Real 83 non scambiabile. Vabbè, 1900-2000.
Quindi 100.200 li metto in vendita, così recuperiamo qualche credito per poi comprarci difensore che abbiamo bisogno. 590. Penultimo pacchetto. Mamma mia. Lo schifo, ragazzi, lo schifo. Niente bandiera, non arriva neanche in fondo, vediamo chi è. Ok, Danilo Pereira. Questo lo tengo, ragazzi, lo conservo per un semplice motivo. Dovrebbe uscire la sfida di Mbappé, giocatore del mese di Bundes, e sicché sì, De Schiglio all'Olympic Lione non si può vedere, questi ne ho a bizzeffe, ne ho davvero che mi sbucano pure, ce li ho pure nel letto, ce li ho. Ultimo, non abbiamo trovato nulla. Niente bandiera, non va nemmeno in fondo. Che palle, ragazzi. Neto, mamma mia, imbarazzante, imbarazzante davvero. Mettiamo in vendita. No, io non vi caricherò questo video finché non mi esce qualcosa di ciccioso, tanto andremo a spacchettare tutto assieme, ragazzi. Tutto assieme. Beh, ragazzi, mi andava di mettere qualche pacchetto ciccioso, sicché sono andato a completare alcuni degli obiettivi, appunto, goal, assist e quant'altro. Quindi abbiamo un pack da 50k, due pack da 100k per un totale di 60 giocatori, tutti oro, tutti rari, ovviamente non scambiabili, però vediamo che sono tre pacchetti migliori dopo quello ultimamente. Andiamo a vedere, apriamo il primo da 12 giocatori. Non è workout. Guardate voi se un pack da 50.000 crediti mi deve uscire un combo. Intanto facciamo così. Primo da 50.000, andiamo sul primo da 100. Ragazzi, non trovare. Ah, workout. Brasile, AT, Liverpool, Firmino. La versione della Champions. Quindi sostanzialmente potrei vendere il mio. Il resto è tutta fuffa. Tutta fuffa. Quindi. Questo giù. Questo sì, questo no. L'ho trovato ora. Mamma mia, ragazzi, tutto per forza. Apriamo il secondo da 100.000 crediti. Vediamo. Workout. Tedesco, C.O.C.
Nulla. 1986. Joao Cancelo. Dombele. Sbaglio, finiscono sempre gli stessi doppi tra l'altro. Porca puttana, ragazzi. Sostanzialmente abbiamo trovato Fuffa. L'unica cosa che ho trovato è Firmino. Che ha mantenuto il valore. Ma sostanzialmente sono tutto a 41,7, probabilmente lo vendo. Obiettivo fatto. Quasi quasi. E applichiamo tutto. Via. Applichiamo il contratto anche alla porta. Sostanzialmente male male non mi è andato. Vabbè, andiamoci a vedere questo qualche giorno. Poteva andare molto molto meglio. Uscire in forma magari di questa settimana, e male male non sarebbe stato sinceramente, però cosa dobbiamo fare? Intanto gli obiettivi di mercato, questi qui, e in lista c'è anche il signor Firmino, mi speriamo di vendere. Bella ragazzi, vediamo come prosegue, se esce qualche pacchettino. Bene ragazzi, eccoci qui con l'altro contenuto, lo scambiabile premio delle Rivals, che ho giocato in 5 partite, no, 6 partite, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Primo oro premio maxi. Non è workout. Francese, attaccante dell'Arsenal Lacazette. Beh, già ce l'ho, quindi due non scambiabili. Sembra del Barley, può neanche cagare. Abbiamo venduto nel frattempo Firmino, passato un po', l'ho messo a 39k, quindi gioco da computer. Questo pacchettino mi va pure in fondo. Paese. Pacchetti. Due pacchetti giocatori zinco rari, quindi 12 giocatori, 6 oro, di cui 6 oro, tutto raro, non è workout, non è bandiera, va
in fondo, portiere. Già ce l'ho uno scambiabile, mi sembra. No! Titi per curiosità. Un cazzo. Valgono 1, sono 85 le sfide. Ultimo pacchettino. Sono andato sul contenuto. Niente, niente bandiera, questo. Pago comunque in fondo. Ah, in forma dell'esterno. Cufaro. Luca Smora sta ancora a 30.000 e sarebbe stato un bel vedere, insomma, 30.000 crediti mi avrebbero avvicinato ancora di più all'obiettivo, però non fa nulla, ce lo teniamo, al massimo lo metto al posto di Bay, questo già ce l'ho uno scambiabile, l'abbiamo preso ieri. E vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare tanti tanti like e passare sulla mia pagina Facebook, iscrivervi al mio canale, bella e alla prossima, prossima regola.